Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sono stati presentati presso la sede di Confindustria Chieti Pescara i risultati della ricerca I lacci e lacciuoli gravanti sulle imprese italiane, il fisco. Uno studio che ha esaminato adempimenti fiscali e tributi che gravano sulle imprese. L'Abruzzo intanto continua a pagare anche il debito della sanità come costo aggiuntivo. Lacci e lacciuoli sulle imprese italiane. Si parla di pressione fiscale. Confindustria pubblica i dati sulla ricerca condotta dalla Fondazione Bruno Visentini. I tributi attualmente gravanti sono 40. Il numero annuo di adempimenti fiscali oscilla da 92 a 251 e l'onere complessivo stimato sulla piccola e media impresa è di 29,1 miliardi. A questo si aggiunge che l'Abruzzo peggiora la sua situazione a causa della sanità e del debito accumulato in questi anni. È una fotografia dell'esistente, una fotografia che ahimè ci vede penalizzati, soprattutto in Abruzzo, per effetto dell'extra deficit sanitario che ha imposto delle maggiorazioni in capo alle imprese, ai cittadini e alle famiglie, attraverso le maggiorazioni dell'IRPEF e le maggiorazioni sull'IRAP. Lo sapete che l'IRAP è una tassa di fatto che grava esclusivamente sul sistema produttivo e che rispetto alle regioni limitrofe, penso alle Marche per esempio, ci vede penalizzati con un aggravio del 24% circa. Più sostegno dalla regione, più semplificazioni per gli imprenditori. Questa è la richiesta di Confindustria, che chiede di far ripartire il mercato grazie a una diminuzione della pressione per ogni diverso comparto. L'uscita dal commissariamento deve necessariamente coincidere con l'uscita dagli addizionali. Perché c'è una corrente di pensiero che probabilmente pensa in maniera diversa rispetto a questo problema. Quindi noi insistiamo che le due cose debbano necessariamente collimare. Saranno processati tutti con il rito abbreviato i quattro albanesi arrestati 5 mesi fa per l'omicidio di Roberto Tizzi, il 35enne marchigiano residente a Martinsicuro, ucciso il 7 giugno scorso con 2 colpi di pistola sotto la sua abitazione mentre stava rincasando. Nell'udienza preliminare il GUP Roberto Veneziano ha infatti accolto la richiesta avanzata dalle difese dei 4 imputati, ammettendo Arian Ziu, reo confesso dell'omicidio, il fratello Michele e il figlio di quest'ultimo Rudy al rito abbreviato fissato per il 27 gennaio. Antonio, fratello di Rudy, è stato invece ammesso al rito abbreviato fissato il 28 gennaio, condizionato all'escussione di 2 testi. Nell'udienza la compagna di Tizzi, che era rimasta ferita nell'agguato, si è costituita parte civile. Ai 4 vengono contestati l'omicidio volontario aggravato, le lesioni personali aggravate nei confronti della compagna di Tizzi, che quella sera si trovava in macchina con lui, e il porto abusivo d'arma. Sanzioni e sequestri per una serie di eventi occorsi a Bolognano in provincia di Pescara. Sanzioni amministrative e 200 kg di carne sequestrati in uno stabilimento di preparazione e confezionamento delle carni. E 4 persone denunciate con ammende per un totale di oltre 50.000 euro in 3 cantieri edili di Scafa, sempre in provincia di Pescara. È il risultato di un'operazione congiunta messa a punto oggi dai carabinieri di Popoli, guidati dal capitano Antonio Di Cristofaro, dai militari del NAS e dal nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Pescara, del nucleo agroalimentare del corpo forestale dell'Aquila. A Chieti, dopo l'ondata di maltempo della scorsa settimana, si fa la conta dei danni. Il sindaco parla di almeno 2 milioni di euro necessari a ripristinare quanto danneggiato dalle piogge. Passata l'emergenza del fine settimana per il maltempo, restano però alcuni disagi e problemi nella zona di Chieti Scalo. Qual è al momento proprio la situazione? Passata l'emergenza del maltempo, ma oggi ci sono tutte le conseguenze di quel maltempo, e le conseguenze si chiamano 2 milioni di euro almeno di danni sulla rete viaria, per le frane, per gli smottamenti, per le rotture del sistema idrico, così come quello fognario, ma anche degli impianti della pubblica illuminazione. Stiamo affrontando tutto
tutto al momento con le risorse comunali, con gli operai comunali e chiedendo alle ditte di intervenire in somma urgenza. Abbiamo bisogno che la Regione metta le mani nel portafoglio e inizi a dare soldi ai territori quando servono per davvero. Quello che noi vogliamo è che ci sia la risposta in questo momento. Ogni euro investito in prevenzione del dissesto idrogeologico vale 10 euro invece necessari per il ripristino. Vorremmo poter utilizzare quell'euro e non chiedere i 10 euro di cui oggi abbiamo bisogno. Situazione dello stadio Angelini, dove non si è disputata la partita con la Folgore Veregra, qual è al momento? Ma so che hanno ripristinato almeno il sottopasso, c'è da rivedere tutto l'impianto elettrico, ma non credo ci siano altri problemi. Un esposto alla Corte dei Conti su Abruzzo Engineering lo ha presentato il Movimento 5 Stelle per verificare i presunti danni erariali. Chi ha responsabilità paghi, tuona il consigliere pentastellato Ranieri. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla Corte dei Conti sull'attività di Abruzzo Engineering. Ad oggi, come spesso sottolineato dal Movimento, la società in house sta lavorando per il Comune dell'Aquila in violazione delle norme che regolano un affidamento in house, mentre restano ancora esclusi gli idonei del cosiddetto concorsone. Non si tratta solo di una questione di priorità, ha spiegato Gianluca Ranieri, firmatario dell'esposto, ma di un danno erariale. Infatti, dal 14 settembre 2015 sono ben 111 unità di personale di Abruzzo Engineering per un impegno di spesa di oltre 1 milione di euro, praticamente, specifica Ranieri, circa 4.250 euro al mese ad unità di personale impiegato, più del doppio di quello che costerebbe un normale impiegato assunto direttamente dalla pubblica amministrazione. Queste persone, continua, sono ancora impiegate in servizi di supporto alle attività di ricostruzione fino al 31 dicembre 2015, ma questo è un affidamento che riteniamo illegittimo, come spesso sostenuto. Chi pagherà tutto questo? Si interroga Ranieri. Grazie all'esposto mi aspetto che la magistratura contabile conduca dei seri approfondimenti su tutta la vicenda, per responsabilità erariale di amministratori, dirigenti, funzionari, responsabili, titolari, ulteriori organi e dipendenti tutti della Regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila, del Comune dell'Aquila, dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e di Abruzzo Engineering e comunque di tutti i soggetti coinvolti, attesa la presunta disattenta e riprovevole gestione delle risorse finanziarie pubbliche. Intanto, conclude Ranieri, il presidente D'Alfonso cerca di reperire in Europa i fondi per tenere in vita l'azienda, ennesima riprova che di questo carro la maggioranza non sa che fare e che dietro questo salvataggio non c'è alcun progetto, ma solo un'operazione clientelare, una pessima gestione, conclude ancora, della cosa pubblica. Nonostante il ministro alla Sanità Beatrice Lorenzin l'11 novembre scorso abbia ridefinito i criteri di valutazione per ottenere la deroga alla chiusura dei punti nascita, dal governo regionale emerge ancora una volta irresponsabilità e mancanza di disponibilità a riaprire il confronto al fine di evitare la chiusura dei 4 punti nascita abruzzesi. Lo afferma il presidente della Commissione di Vigilanza, Mauro Febbo, a margine dell'audizione dell'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, che si è svolta oggi all'emiciclo su due argomenti, chiusura punti nascita e riorganizzazione della rete ospedaliera abruzzese. In commissione di vigilanza abbiamo chiesto il riesame delle procedure e, alla luce del cosiddetto decreto Lorenzin dell'11 novembre scorso, di integrare il comitato percorso nascita regionale con 9 professionalità indipendenti che possano ampliare il confronto scientifico, aggiunge ancora il presidente Febbo. Dalla rilettura di 2 pareri emessi dal CPNR, peraltro, si evince come non corrisponda per tutti i casi il criterio orografico rispetto ai limiti temporali legati alla sicurezza. E poi ancora la grave carenza di personale medico che si è venuta a creare nella unità operativa complessa di oncologia dell'ospedale di Teramo, dovuta all'assenza di 2 dirigenti medici, che si protrae da tempo, ulteriormente aggravata dall'infortunio recentemente occorso ad un altro medico, nell'impossibilità di rivisitare l'attuale organizzazione anche in considerazione della mancanza di un dipartimento oncologico che avrebbe consentito la gestione di risorse umane in ambito aziendale, ha costretto la Direzione Sanitaria Aziendale Teramana a sospendere temporaneamente i ricoveri di oncologia nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative finalizzate all'assunzione di medici dedicati. L'attività oncologica prosegue comunque normalmente per quanto riguarda il day hospital e l'eventuale necessità di ricoveri urgenti notturni, peraltro residuale nello specifico, verrà garantita da altre unità operative dell'ospedale di Teramo. Il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano ha presentato una serie di emendamenti alla legge di stabilità che riguardano il progetto Ombrina Mare.
Venerdì, termine ultimo di scadenza degli emendamenti per la legge di stabilità, ho ripresentato una serie di emendamenti che già ho presentato negli scorsi anni. In particolar modo ho ripresentato l'emendamento per Ombrina inerente al ripristino del vincolo di 12 miglia dalla costa che era sancito dal decreto Prestigiacomo e che bloccherebbe di fatto Ombrina. Accanto a questo ho presentato anche tutti gli emendamenti che vengono suggeriti dalle associazioni ambientaliste e in particolar modo dal nuovo senso civico, atte a scongiurare l'insediamento nel nostro mare di un'attività come Ombrina. È chiaro però che questi emendamenti, che questa azione, se non è supportata dal consenso e dal voto dei parlamentari del PD, che al Senato sono un'esigua minoranza ma alla Camera sono tantissimi, non potrebbero vedere la luce. Quindi bisogna essere coerenti e chiedere coerenza a costoro, perché non è pensabile che vengano a Lanciano a maggio a sfilare contro Ombrina e poi a Roma, quando è il momento di essere conseguenziali, si sfilano e invece anziché sfilare e si schierano nel partito a sostegno delle posizioni di Renzi e quindi dell'insediamento Ombrina. Credo che la coerenza sia un principio assoluto e vada rispettato, e quando non viene mantenuto vada anche denunciato. Il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio interviene sulle prossime amministrative sottolineando l'importanza della riconferma del primo cittadino di Roseto per il lavoro svolto in questi anni. Elezioni amministrative 2016 nel territorio, a che punto siamo? Beh, innanzitutto è importante dire che sul territorio si votano alcuni veramente come grandi, ma soprattutto Roseto è il più importante. Roseto è il secondo centro della provincia di Teramo, è quindi già politico, si vota con il doppio turno, quindi è fondamentale per noi riconfermare il sindaco uscente Ennio Pavone. Credo che abbia fatto bene il sindaco, soprattutto in un momento di grandissima difficoltà, in un momento di crisi economica devastante, e lui è riuscito a mantenere la barra dritta, e questa volta finalmente il centrodestra è unito sotto tutti i fronti, quindi la vittoria non può sfuggirci. Fra le altre cose, c'è un centrosinistra spaccato su due candidati, abbiamo la dottoressa Giancaglione candidata vicina a Sottanelli e si dice al presidente D'Alfonso, come dico, dall'altra parte c'è invece il candidato dell'onorevole Giroble, quindi credo che insomma ce la giocheremo veramente, siamo convinti che ce la faremo. Io credo che il centrodestra unito non vede nessuno, perché abbiamo provato che cos'era il centrosinistra, lo abbiamo provato in regione, l'abbiamo provato in tanti comuni e non ha funzionato, e quindi su questo e sugli altri comuni importanti dove si voterà chiaramente noi andremo con un simbolo civico, perché vogliamo con questo riunire più persone, più identità politiche e non solo quelle legate al centrodestra, ma aprirci anche alla società civile che magari non vuole candidarsi in una lista di partito. Lo faremo a Roseto, lo faremo a Pietracamera, lo faremo a Castellalto, lo faremo a Bellante, lo faremo a Colonnella. Sicuramente su Roseto faremo una lista proprio nostra legata al nuovo centrodestra, ma che invece andrà con un simbolo civico proprio per riunire diverse anime di persone anche della società civile. Ammonta a 9 milioni la somma che Enel Energia pretende per il pagamento delle bollette non pagate e relative ai consumi degli alloggi delle New Town e dei MAP costruiti dopo il sisma. Un credito che poi è stato ceduto a Banca Sistema con l'avallo del Comune attraverso una contestata delibera di giunta. Per cercare di trovare una soluzione è stata convocata una commissione bilancio ad hoc, anche se la via d'uscita non è così semplice. La vicenda è complessa, molto complessa, tanto da richiedere una commissione bilancio ad hoc per cercare di trovare una soluzione ad un pasticcio di dimensioni bibliche a 6 zeri. 9 milioni di euro per la precisione, ovvero la somma che l'Enel reclamava al Comune per il pagamento delle utenze dei progetti case e MAP. Un credito che, con una contestatissima delibera di giunta, il Comune accorda venga ceduto da Enel Energia a Banca Sistema, istituto bancario nato nel 2011 e specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Un via libera che avvenne senza l'assenso dell'allora assessore al bilancio De Santis, assente come l'attuale titolare della delega alle finanze Trifuoggi. In realtà, come denunciato da parte delle opposizioni, quella delibera non avrebbe potuto avere il via libera dall'esecutivo per una serie di ragioni. In primo luogo perché la delibera del luglio scorso
parlava di transazione, mentre in realtà si tratta di una cessione di credito. Quindi un vizio formale che però rappresenta solo il primo punto interrogativo. Banca Sistema non avrebbe avuto i titoli per trattare con il Comune, il quale si era impegnato a saldare 32 pesantissime rate da 272.000 euro, che l'ente avrebbe pagato dopo il recupero delle morosità dagli inquilini di Newtown e MAP. Una mission impossible, visto che ad oggi ancora deve essere individuata una società per il recupero crediti delle bollette non pagate, e i soldi incassati finora non coprono se non una minima parte di quella che il Comune sperava di incassare. Una missione tanto impossibile che per saldare il conto il Comune avrebbe dovuto generare un debito fuori bilancio e che pertanto sarebbe stata necessaria un'approvazione in Consiglio Comunale che non c'è mai stata. Una delle poche vie percorribili, sempre che la delibera venga ritenuta illegittima e quindi ritirata in autotutela, è quella del riconoscimento di un maxi debito fuori bilancio e di una variazione destinata a ricadere sulle tasche di tutti gli aquilani, che probabilmente si troveranno a pagare per bollette e consumi di cui non hanno mai usufruito. Corso Vittorio Emanuele a Pescara, ad un anno dalla riqualificazione, l'ex vice sindaco Berardino Fiorilli traccia un bilancio su viabilità, smog e commercio. Ad un anno dalla riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele a Pescara, si traccia un bilancio alla luce di quelle che erano state le premesse al suo avvio. Meno smog, meno traffico, più commercio e più decoro per il corso centrale. Berardino Fiorilli, ex vice sindaco della città, mostra il suo resoconto. Dal punto di vista della viabilità nessun vantaggio, infatti il corso Vittorio viene percorso non più a 30 all'ora come vorrebbero perché non ci sono controlli, ma addirittura a doppio senso, perché ormai è un doppio senso di fatto, con una sosta selvaggia che di fatto impedisce la pedonabilità della zona e di fatto ha congestionato anche le vie limitrofe. Vediamo via Ferrari, che nell'ora di punta è assolutamente impercorribile, e la cosiddetta nuova controstrada non ha nessuna utilità perché è troppo lontana dal centro. La vivibilità non c'è più perché chiaramente è legata sia all'inquinamento ma alla percorribilità pedonale e ciclistica di questa zona, che di fatto è stata interdetta. L'arredo urbano, ahimè, distrutto dopo appena un anno e mezzo di lavori, possiamo vedere ormai le opere che sono state utilizzate in maniera impropria. E infine il commercio, quello che doveva essere il motivo trainante di questa scelta, non ne ha tratto nessun vantaggio, anzi sappiamo benissimo che traffico uguale commercio è un'equazione ormai retrodatata di almeno 30 anni, ci credevano soltanto alcune associazioni di commercianti che non rappresentano più neanche i commercianti, che per fortuna hanno capito che questa la scelta nostra di riqualificare e penalizzare è la scelta vincente. E ora torniamo a Teramo, perché oggi è stata riaperta la piscina comunale. Sindaco, questa volta ce l'ha fatta, aveva detto entro novembre, oggi è primo dicembre. Sì, vabbè, ce l'abbiamo fatta, io sono contento, sono soddisfatto. È un risultato dell'amministrazione comunale su un impianto che non poteva restare chiuso. In questi mesi tanti teramani erano stati costretti ad andare a Montorio piuttosto che a Giulianova, comunque a non poter usufruire di questo impianto. Oggi questo impianto riapre, è frequentato da circa 700-800 persone nell'arco di un anno, quindi 700-800 persone sono tantissime. Da oggi pomeriggio tanti teramani, tanti ragazzi, tanti giovani, tante associazioni, tante società che si occupano, che utilizzano piscina, potranno tornare a frequentare questo impianto, un impianto rinnovato da tanti punti di vista, un impianto che avrà dei costi anche molto ridotti di gestione perché ci sono impianti nuovi, l'affidamento è per un anno rinnovabile al secondo, nelle more del project, il project che sta andando avanti, dovrebbero adesso cominciare ad arrivare le proposte, quelle concrete, e in un'area che stiamo riqualificando, il nuovo campo di calcio appena i cui lavori sono terminati da qualche mese, una pista ciclopedonale che attraversa questo percorso e che si ricongiunge al lungo fiume passando proprio qui intorno, un'area con una vocazione sportiva. Io credo che questa zona ha nelle sue corde lo sport, e quindi su questo si deve lavorare. Un bell'impianto, un impianto funzionante e funzionale che oggi ritorna a vivere. Al via ufficialmente da domani a Teramo il progetto della carta servizi e il mercoledì universitario, iniziativa voluta dall'UDU e realizzata grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale.
Si riaccende il mercoledì universitario a Teramo grazie anche alla collaborazione di alcuni commercianti e all'amministrazione comunale. Sì, tutto parte dalla convenzione esistente con l'UDU e con i commercianti per una carta dei servizi che prevede delle scontistiche. L'UDU ha chiesto che questa carta dei servizi venisse estesa a tutti gli universitari, noi abbiamo accolto con piacere questa richiesta, soprattutto l'hanno accolta le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio e CNA, perché questo mette a loro disposizione una platea di studenti che non è più solo quella dell'UDU, ma diventano più di 6.000 studenti che accedono a questa carta dei servizi e che quindi possono spendere con delle agevolazioni nei negozi di Teramo, soprattutto del centro storico. E poi abbiamo voluto insieme agli universitari istituire diciamo così, questo mercoledì universitario, che può essere non in contrapposizione, però può essere una giornata in più rispetto al giovedì, che è ormai istituzionalizzato come giovedì universitario all'Aquila, e quindi non volevamo accavallare le due giornate. Abbiamo deciso di iniziare con il mercoledì universitario, spero che questo venga ben accolto sia dagli universitari ma anche dai cittadini teramani. Importante la carta dei servizi ma anche questa giornata del mercoledì. Sì, come Unione degli Universitari ci siamo sempre battuti perché lo studente tornasse centrale all'interno della vita dell'intera città di Teramo, e per questo abbiamo promosso insieme al Comune questa iniziativa, ossia la carta dei servizi, e poi la giornata del mercoledì come giornata universitaria all'interno del quale si possa tornare a vivere la città a 360 gradi, quindi non solo relegati a Colle Parco ma vivendo la città nella sua ampiezza e per tutti i servizi che è in grado di questa città di offrire agli studenti che si iscrivono all'Università di Teramo. Roseto degli Abruzzi si prepara a celebrare il Natale tra rituali oramai consolidati e novità come l'accensione dell'albero in piazza, la pista di pattinaggio sul ghiaccio all'Arena del Mare e la mostra di Celommi. Roseto si prepara a festeggiare il Natale, quest'anno tra l'altro un Natale particolare perché c'è il giubileo indetto da Papa Francesco. Sì, infatti noi apriremo il nostro giubileo qui con una Santa Messa a Montepagano, però diciamo il periodo natalizio sarà ricco anche di eventi sia di tipo spirituale che di tipo anche più di divertimento e comunque di partecipazione al Natale. Vogliamo creare quel clima natalizio che non disturba, anzi che è auspicabile, perché purtroppo c'è tanta tristezza in giro, quindi abbiamo bisogno di essere un po' tranquilli e sereni. Per questa ragione la nostra amministrazione ormai da 4 anni ha istituito 2 date molto importanti, che sono quella dell'8 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale. Infatti, poi abbiamo il 20 dicembre, Natale sotto l'albero, ed è anche questo ricorrente ormai da 4 anni ed è un momento molto importante per i bambini perché distribuiamo giochi gratuitamente, quindi ci sarà Babbo Natale, ci sarà l'asinello, il cavallo, tutto quanto, insomma, quindi creiamo quell'atmosfera veramente natalizia. Dal punto di vista culturale abbiamo un evento molto importante in questa città che potremmo definire proprio l'evento culturale per eccellenza. Avremo la mostra di quadri di Celommi, Pasquale e Raffaello Celommi, una mostra molto importante perché insomma comprende già circa più di 80 quadri abbiamo già avuto. Abbiamo anche le luminarie che sono nuove, speciali davvero, che per la prima volta prenderanno tutta la città da rotonda a rotonda, e avremo anche le luminarie nelle frazioni, quindi abbiamo voluto fare un discorso anche sulle frazioni perché Natale è ovunque. E ora apriamo la pagina sportiva parlando intanto di Serie B e delle decisioni del giudice sportivo dopo il turno dell'ultimo fine settimana. Squalificato per ben 3 giornate, un po' a sorpresa, il centrocampista della Virtus Lanciano Domenico Di Cecco, che era stato espulso nella gara contro il Latina, ma la sanzione è pesante perché dopo l'espulsione Di Cecco, si legge così nel comunicato, ha assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro, al quale rivolgeva espressioni ingiuriose. Quindi 3 giornate per Di Cecco, 1 giornata per il centrocampista del Pescara, Lucas Torreira. Sempre per quanto riguarda la Virtus Lanciano, 1.500 euro di ammenda e poi ammonizione con diffida per la presidente Valentina Maio, che anche lei era stata allontanata nel corso della gara di sabato contro
il Latina. Parliamo ora di Pescara, Pescara che oggi ha sostenuto una doppia seduta di allenamento regolarmente con il gruppo, sia l'attaccante Luca Forte sia il portiere Vincenzo Fiorillo, che dunque saranno a disposizione del tecnico Oddo per la gara di sabato contro lo Spezia. Per quel che concerne il centrocampista Torreira, che ieri si è infortunato alla caviglia nel corso dell'allenamento, ha effettuato una radiografia che ha dato esito negativo e sarà ora sottoposto ad ulteriori controlli. Comunque, insomma, un piccolo sospiro di sollievo circa le condizioni del giocatore uruguaiano. Per quanto riguarda Campagnaro, ha effettuato lavoro in palestra e ha riscontrato meno fastidio del previsto, soprattutto rispetto a quanto sentito ieri. Per domani, singola seduta di allenamento al pomeriggio. Ieri sera, intanto, nel corso della trasmissione Replay di Enrico Rocchi, è intervenuto il presidente Sebastiani, che ha parlato della vicenda stadio e anche della vicenda societaria. L'ente comune di Pescara ha inteso cercare di mettere in piedi un progetto che consentisse alla struttura di vivere tutta la settimana, all'ente stesso di liberarsi di un costo importante e quindi di far ricadere quegli investimenti su altre cose per la città, e quindi da qui nasce il discorso dello stadio Adriatico. E chiaramente, come dice Edoardo, non è che lo stadio Adriatico oggi abbia bisogno di una ristrutturazione, è stato fatto nel 2009, magari interroghiamoci perché nel 2009 è stato fatto un lavoro a metà, quello sì forse, ma per il resto attualmente è uno stadio nel quale si può giocare tranquillamente senza nessun problema. È evidente che un conto è lo stadio di calcio, un conto è lo stadio con la pista atletica, perché l'abbiamo visto sulla nostra pelle venerdì a Cesena che cosa significa giocare in uno stadio di calcio rispetto ad uno stadio dove si è distanti dal campo di gioco. Stadio non penso che ci sia nessun tipo di interesse da parte di nessuno a gestire una struttura così costosa per giocarci una partita ogni due settimane. Chiedere più tempo, uno aspetta, sta lì e poi quando è pronto si va avanti, ma chiedere più tempo pensando di poter gestire direttamente nel momento in cui io aspetto di essere liberato, addirittura togliere i direttori che ci sono per metterne un altro di sua fiducia, a me veramente viene da ridere. Comunque, al di là di tutto, è poco interessante questo discorso. Pescara va avanti, ha comunque la stessa compagine societaria. Io personalmente sto lavorando per ritornare a creare una società con più imprenditori della zona come lo era all'inizio, e quindi non c'è nessun problema, il Pescara va avanti tranquillamente con me, con gli Annascoli, con quelli che entreranno insieme a noi, senza nessun problema e cercando di fare sempre meglio per il Pescara. Penso che alla base di tutto ci sia il bene che sia io che Danilo vogliamo a questa squadra, a questi colori, quindi non c'è nessun problema. E peraltro il prossimo avversario del Pescara, ovvero lo Spezia, oggi è stato impegnato per il turno secco di Team Cup e lo Spezia ha battuto la Salernitana per 2-0 con le reti entrambe nel primo tempo di Calaiò e di Postigo. Calaiò che non ci sarà sabato all'Adriatico perché sconterà il terzo e ultimo turno di squalifica, dunque lo Spezia avanza al turno successivo, eliminazione per la Salernitana. Per quanto riguarda la Virtus Lanciano, oggi ripresa degli allenamenti al Memmo per la squadra di Roberto D'Aversa, erano assenti il centrocampista Crecco e l'esterno Di Francesco, entrambi impegnati con la B Italia. Per quanto riguarda invece l'attaccante Marilungo, ha svolto solo la prima parte di allenamento e poi per lui scarico, mentre ancora lavoro personalizzato per il difensore Federico Amenta. Virtus Lanciano attesa da un banco di prova molto molto importante nel prossimo fine settimana a Novara, poi ci sarà il match infrasettimanale al Biondi contro il Cagliari. Parliamo ora di Lega Pro, intanto con le decisioni del giudice sportivo che ha fermato per due giornate l'allenatore della Lucchese Giovanni Lopez, che dunque non sarà in
panchina domenica in occasione del match del Porta Elisa tra Lucchese e Teramo. Confermata la squalifica di una giornata per recidività di ammonizione per il centrocampista dell'Aquila, Manuel Mancini. Ci sono anche le designazioni arbitrali per il prossimo turno. La gara di venerdì tra Siena e l'Aquila sarà diretta da De Tullio di Bari, invece quella di domenica tra Lucchese e Teramo è stata affidata a Schirru della sezione di Nichelino. Teramo che per la gara di domenica recupererà il difensore Perrotta, che ha finito di scontare le tre giornate di squalifica. Noi invece ascoltiamo un altro difensore, ovvero Enrico Altobello, tra i migliori in campo nella partita vinta con il Siena. Ci voleva, dopo quei risultati negativi che avevamo fatto, ci voleva questa vittoria. E dovevamo dare un segnale assolutamente. Solo credo che la nostra forza sia stata quella di esternarci da tutto quello che non c'entra con lo spogliatoio. Cioè, nel senso, ci siamo resi conto che qualcosa non andava. Quella cattiveria che abbiamo visto domenica magari era venuta a mancare nelle due partite esterne, però l'importante è che abbiamo fatto tre punti che secondo me sono tre punti d'oro. Io credo che questo è un campionato abbastanza equilibrato, cioè la differenza la fa proprio quella cattiveria, quella fame di risultato, perché credo che a livello tecnico ci sia molto equilibrio. Domenica abbiamo dimostrato che nonostante la grande qualità del Siena, se abbiamo fame, se abbiamo quella vera voglia di ottenere il risultato, non dobbiamo temere nessuno in questo campionato. Al di là del modulo, credo che sia col 3-4-3 che abbiamo fatto nelle passate partite, con questo qui il campo viene coperto in maniera equilibratissima. E ti ripeto, secondo me, al di là di tutti i discorsi tecnici e tattici, il discorso era un altro. Abbiamo ritrovato quella compattezza che avevamo avuto nelle partite interne ed era questo l'importante. Io penso che questa sia una partita di campionato, quella di domenica con la Lucchese, che veramente ci può far dare una grande sterzata a questo campionato, perché appunto mai come domenica abbiamo ottenuto la consapevolezza che essendo compatti e remando tutti per lo stesso obiettivo possiamo fare grandi cose, perché le qualità tecniche in questa squadra penso che siano abbastanza alte per la categoria e quindi niente, questa è la chiave secondo me di tutto il discorso. Il Siena battuto dal Teramo due giorni fa al Bonolis ha esonerato nelle ultime ore l'allenatore Gianluca Azzori. Per la sua successione prende sempre più forma la soluzione interna, ovvero Stefano Argilli, ex capitano proprio del Siena ai tempi della Serie A e che attualmente è allenatore della squadra allievi. Argilli potrebbe essere preferito ad un'altra soluzione di cui si parlava nelle ultime ore, ovvero il tecnico Guido Carboni. Parliamo ora dell'Aquila, reduce della bella vittoria sul Prato, che venerdì proprio sfiderà il Siena con la necessità di sostituire un giocatore molto importante, ovvero lo squalificato Manuel Mancini. L'Aquila Calcio è una squadra rinfrancata, ritrovata, diversa. Grandi artefici sicuramente il tecnico Carlo Perrone, che ha saputo motivare gli uomini a disposizione, cambiare modulo all'occorrenza, provare i calciatori in ruoli diversi. Tutti hanno risposto positivamente e hanno dimostrato che la vittoria contro il Teramo, no, non era stata solo un'illusione. L'ottima prova contro il Prato ha mostrato un'Aquila bella, felice e divertente, capace di riconquistare un pubblico scettico. Ma noi, a prescindere dall'importanza della partita e del risultato, dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere, quello che ci siamo posti è quello di cercare di riconquistare questa gente, di farci volere bene, quindi domenica è stato un passaggio importante verso questa direzione e siamo contenti. A proposito di pubblico, la squadra sta facendo il suo in campo, ora aspetta la piazza a rispondere e assicurare un pubblico degno di un campionato di Lega Pro, perché i numeri quest'anno sono impietosi. Noi abbiamo bisogno di sentire calore intorno a noi, di sentire positività, però bisogna comprendere la gente che oggi come oggi i problemi sono tanti e quindi lo stadio diventa l'ultimo. Però ripeto, noi abbiamo l'obiettivo oltre quello
di fare pucci e di vincere le partite, quello di farci volere bene dalla gente. Quindi noi dobbiamo lavorare e cercare di far capire alla gente che questa è una squadra che merita il loro affetto e la loro vicinanza. In tutto questo, venerdì sera si gioca a Siena contro una delle nobili decadute. Una squadra fatta da grandi nomi, ma con il tecnico sulla graticola dopo la sconfitta contro il Teramo. Un momento buono per la formazione rossoblù, che però sa che è vitale non interrompere la corsa, perché alle porte c'è l'avvio del processo Dirty Soccer e a gennaio il mercato, dal quale sicuramente qualche movimento verrà fuori. Siena non è una buona squadra, Siena è una grande squadra, ci sono giocatori che fino all'anno scorso, 2 anni fa, giocavano in Serie B e qualcuno ha giocato pure in Serie A, quindi capiamo già da questo l'importanza della partita e la difficoltà della stessa. Noi però non dobbiamo guardare in casa degli altri, perché non l'abbiamo mai fatto, neanche quando magari i risultati erano diversi da quelli di oggi, però siamo consapevoli di una cosa, che noi non abbiamo ancora fatto assolutamente niente e quindi ogni partita per noi è troppo importante. E questo servizio di chiusura è anche l'opportunità per ricordarvi il doppio appuntamento del martedì sera a partire dalle ore 21 Pro Teramo con Jacopo Forcella e poi successivamente alle 21.45 circa Pro L'Aquila con Giulio Nardi per focalizzare l'attenzione sul rendimento e sul momento delle due compagini abruzzesi di Lega Pro. È tutto per questa seconda edizione del TG6, grazie per l'attenzione. Buonasera. Grazie.